Valerio. Valerio e Sara, quindi voce e... un fan club. Hanno nutrito fan club, voce e tastiera. Molto carine. Pianoforte, sì. Una tastiera elettrica, un pianoforte, elettrico. Magari tu avresti preferito portare il tuo piano a coda, che no, non sarebbe stato sotto questo portico. Sì, anche da accordare un po' di... esatto, esatto, ci credo. Innanzitutto il perché di questo vostro progetto e da quanto siete insieme? Allora, praticamente direi che siamo insieme da 3-4 anni, però sì, solo ultimamente si sta concretizzando comunque in qualcosa di serio, che poi è un CD che stiamo incidendo. E sì, che dire, diciamo che tutti e due veniamo da esperienze passate rock, abbastanza serie anche. Spero che non l'abbiate però ripudiato del tutto. No, anzi, no, assolutamente, solo che abbiamo scelto comunque di togliere tutto quello che era accessorio, diciamo. Tutti gli orpelli. Tutti gli orpelli. Ma sono tutte composizioni vostre quelle che fate? Quello che abbiamo fatto adesso sì, quello del primo no. Sì, primo no, primo un pezzo di Toriamos. Una cover. Ora faremo un altro pezzo invece che è nostro, anche quello. Quindi voi, cioè il vostro, cioè il disco si dividerà fra pezzi, brani vostri e una qualche cover magari tutti, d'autore. Tutti originali. Tutti originali, anche se sono magari dell'idea che una cover di classe non starebbe proprio così male, no? Magari, cioè, qualcosa rivisitato, sì sì. Una Sunday morning. Chissà, 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 no? Ci si può sempre pensare. Sì, infatti. E quando pensate di portarlo a compimento questo verso, verso settembre? Settembre, sì. È implicito l'invito a K-Rock per la presentazione. Per Bacco, grazie. Siamo volentierissimo. Assolutamente accettiamo. L'ho detto in diretta, non posso più tirarmi indietro. Ci sono un sacco di testimoni. Da troppi, tutti amici. Bene, ragazzi, lo faremo. Ok. Ma le vostre ispirazioni musicali, mentre vi ascoltavamo, io e Mirko diceva, sembrano i Dresden Doll. Ci mancava questa. Ci mancava, sì, effettivamente. Ma ispirazione è un po' di tutto. Alla fine siamo comunque due persone che ascoltano davvero di ogni cosa, dall'indie direi alla classica anche. Quindi l'ispirazione è il momento, direi. Diciamo che i nostri studi sono stati fatti su base jazz, però comunque nel privato ascoltiamo anche cose tipo Bjork o cose del, insomma, Queen, Emerson, Lake & Palmer. Sì, anche, vabbè, tu sei un pianista, quindi Emerson, Lake & Palmer è imprescindibile. Sì, direi di sì. Come non poterlo ascoltare? Ascolta, se dopo ti faccio uno scherzetto e ti chiedo di farmi il Picture Exhibition, i quadri, no. Non lo sappiamo, From the Beginning. Ah, From the Beginning, carino. Ce la facciamo. La fate, From the Beginning? Possiamo fare una richiesta, no? Per Bacco. Se la fate in chiusura del vostro set. Certo. From the Beginning? Va bene. È un regalo meraviglioso che ci fate. Approvato. Claudio Bassi, che è omonimo. Del presidente della prima circoscrizione, ma è lui o è l'altro? No, Marco. Claudio Bassi. È Claudio Bassi, quello del negozio. Ogni volta che lo vedo mi sembra un panda. No, ma non per l'aspetto fisico. Ci mancava questo. Perché? Anche perché sarebbe a rischio di estinzione. Perché davvero rappresenta una razza in via di estinzione, che è quella dei negozianti. Ho capito adesso. Perché abbiamo avuto con Claudio un paio di mesi fa, è stato anche artefice di quell'iniziativa che era per la salvaguardia dei negozi di dischi. Sì, il Record Store Day, diciamo. Sì, che tu eri uno dei partecipanti a questa in Italia, iniziativa, sì, internazionale. Sì. Cioè l'unico in Italia, Claudio? No, l'unico ero uno dei pochi comunque in Italia a partecipare a questa iniziativa. Ma com'è andata questa? Ha dato qualche risultato o continuano a cadere come mosche i negozi di dischi? Ma naturalmente continuano a cadere come mosche. Non è servito a nulla, però insomma, diciamo che in un qualche modo è servito anche in poco tempo a sensibilizzare ulteriormente, diciamo, questa cosa. Io, Claudio, sulla pubblica piazza, ma perché la gente compra sempre meno nei negozi di dischi? Ma disaffezione, no, è cultura. Non c'è più la cultura musicale che c'era una volta, e adesso la gente dà l'importanza della canzone o dell'album, una cosa, diciamo, molto veloce, che ha con lo scaricare. Io comunque volevo aggiungere che tu, insomma, hai un sacco di entusiasmo, fai tantissime cose, a te si deve anche questa bella esposizione di dischi usati. Ti ringrazio. E devo dire che, insomma, tutto sommato il tuo negozio lavora. Non dimentichiamoci che le case discografiche, con i loro prezzi, sono state forse loro ad affossare un mercato, se vogliamo, già comunque morire
moribondo. Tu, grazie alla tua politica sui prezzi, riesci a, sì, a svolgere degnamente il tuo compito. Guarda, questa domanda potresti al limite farla a Sara, che è comunque una mia cliente, quindi lei più di qualsiasi altro ti può dire Sara, perché sottoscritto frequenta un negozio come il mio. Veniamo nel tuo negozio con 15-20 euro, ci portiamo a casa 7, 8, 10 dischi. È successo. Diciamo, quelli che mi hai fregato non mai detto. È vero che quattro ti abbiamo fregati. Era taccheggio. Ma per esempio, voi due comprate ancora dischi? Sì. Sì. L'importante è che costi meno di 20 euro, perché è questo il problema. Il negozio di Claudio va bene allora. Infatti, perfetto. Va bene, allora io direi, Sciambre, abbiamo circa 15 minuti, se volete spenderli tutti dal vivo noi ne saremo ben contenti, con il regalino finale, le promesse si mantengono, di From the Beginning di Emerson, Lake & Palmer. Un applauso a questi ragazzi, grazie anche a Claudio Bassi. Grazie Claudio, intanto ci rivedremo per...